diciamo, non sia fondamentale la questione Draghi, ma perché ci tengo a dire che è legittimo, ci mancherebbe altro parlare degli scenari relativi al Quirinale, parlarne qui da voi, parlarne per chi fa informazione. Però io credo, lo dico con molta franchezza, che chiunque abbia un ruolo istituzionale, tanto più se questo ruolo è importante, debba, come dire, fare un passo indietro quando ci troviamo di fronte alla domanda: ma cosa succederà tra 2 anni al Quirinale? Dobbiamo fare un passo indietro tutti, io per primo, perché per una questione di rispetto nei confronti del Presidente Mattarella e nei confronti della funzione che il Presidente Mattarella sta svolgendo. È ovvio che la politica ha una responsabilità in più nel tutelare questa funzione, nel tutelare la figura del Presidente Mattarella. Quindi io credo che qualunque gioco di fantasia sul futuro del Quirinale, ripeto, fatto da chi fa politica, non da chi fa Quindi informazione, ci mancherebbe che altro. Conte abbia detto Mattarella bis, forse se lo poteva risparmiare Ma io questo. sì, ma io personalmente me lo sarei risparmiato, io, nel senso, ma per una questione di rispetto nei confronti di Mattarella e del Quirinale, perché insomma è un'istituzione talmente delicata, l'ho detto bene Lina Palmerini pochi minuti fa, talmente fondamentale e aggiungo talmente strategica in questo passaggio così delicato della nostra vita nazionale, che mettersi lì a giocare al Monopoli su cosa potrebbe accadere al Quirinale tra 2 anni, ripeto, per chi fa politica, è sempre a rischio di, insomma, di passo falso. Per quanto riguarda Draghi, ricordiamolo ancora una volta, Draghi è stato un protagonista del percorso che ha condotto l'Europa ad essere quella che è oggi, cioè l'Europa ha condotto l'Europa a fare quelle scelte coraggiose che sono state fatte in questi ultimi mesi, no? Gli storici del futuro ricorderanno la figura di Draghi come colui che ha avviato una strada che ha portato l'Europa a riconoscere la necessità di un'innovazione profonda su tanti fronti. Quindi è una figura assolutamente fondamentale. Non lo dico ricorrendo alla classica battuta, è una grande risorsa Draghi. Draghi è stato veramente un protagonista della storia non solo italiana ma europea. Detto questo, io credo, lo dico da parlamentare, che la capacità che avremo o non avremo di far bene nei prossimi mesi non dipenderà tanto da un cavaliere bianco, comunque si chiami, ma dalla capacità di tutta la politica. Parlo del governo, parlo del Parlamento. Per carità, è ovvio, è tradizionale anche nel nostro paese giocare al cavaliere bianco, sia Draghi sia altri. Però la questione riguarda noi, riguarda il governo, riguarda le forze di maggioranza, riguarda anche le forze di opposizione. Su questo voglio essere chiaro. È ovvio che uno scenario di governo di unità nazionale, no? Chi dice di no all'unità nazionale? Però rendiamoci anche conto con chi dovremmo farla questa unità nazionale. Ci sono forze politiche, penso alla Lega e a Fratelli d'Italia, che per esempio questi ultimi giorni non hanno mai preso le distanze con nettezza da persone che sono scese in piazza a dire che il Covid non esiste, che Mattarella è stato un criminale, che è tutta colpa di Bill Gates. Cioè, non abbiamo in Italia una destra di tipo europeo che si prende le distanze dalla destra più, come dire, scombiccherata. La destra in Italia è al 90% una destra scombiccherata. Quindi, ma voi ce lo vedete un governo di unità nazionale con un tizio come Salvini che ha detto che le scuole sono dei lager? Ce lo vedete uno come Salvini che ha detto che il governo ha nascosto i dati sulla pandemia? Questa è la qualità della destra italiana. Quindi, concretamente, scendendo dall'empireo a purtroppo la nostra più umile realtà politica di tutti i giorni, il materiale con cui mettere insieme il pranzo è questo: abbiamo una destra che è di questo tipo. Quindi assolutamente il rispetto per Mario Draghi, ma la palla è a noi, Quindi come però dire, l'impossibilità l'onore, è l'onere sull'unità spetta. nazionale. Poi però dobbiamo dire, rispetto a quello sarà oggetto di puntata specifica, ma insomma che siano stati nascosti o perlomeno ci siano stati segretati i verbali di alcune riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico, questo però è un fatto, non c'entra con i Però complotti. posso replicare su No, questo? prego. 30 secondi su questo. Ma a questo, guardi, l'ha spiegato bene Speranza, cioè, come dire, nessuno ha segretato niente Vabbè. volendo nascondere all'opinione pubblica qualcosa. Quelli erano ipotesi, erano ipotesi diverse, ce le ricordiamo com'era Quello sì, l'Italia, però quale quelli paura sulle aveva? scelte, Io sì, ma quelli sulle scelte sono stati, tant'è vero che sono stati fatti accessi agli atti per poter leggere quel avevo paura. Sì, materiale, però diciamo ha che ci spiegato bene la torniamo, cosa i era rappresentanti del soltanto. comitato tecnico-scientifico. Loro, i professori, hanno spiegato che è stato molto ragionevole evitare di Sì. dare all'Italia, un'Italia spaventata, scenari che andavano da 1 a 100.000. Avremmo avuto in Italia una reazione
ovviamente certo. di panico. Quindi Salvini sta, e torno su questo punto, che però finisco, sfruttando per campagna tipo, elettorale, una scelta molto ragionevole che è stata fatta, descrivendo il governo come un gruppo di furfanti che nascondeva agli italiani la verità. Ovviamente non è così. Allora, sindaco Pizzarotti.